ci incontriamo ancora una volta, che già ci siamo incontrati negli anni precedenti, questa volta per un tuo ennesimo libro, diciamo così, perché già hai scritto altri libri. Però questa volta questa tua ultima opera, uscita da poco tempo nelle stampe, è diversa dalle altre. Come mai? Qual è questa particolarità, questa differenza dagli altri libri che hai scritto? Sì, allora, questo è il mio nuovo libro, Essere Altro, e è uscito da poco, da qualche settimana. Dovevo uscire molto prima, però con l'emergenza coronavirus ci sono stati un po' di rallentamenti. Allora, questo è un libro edito da Edizioni Ensemble, che è una casa editrice romana, non a pagamento, è importante sempre ribadirlo, che appunto ha scelto il libro e ci ha investito appunto con un bel lavoro di correzione, ecco, di scusa, bozze, ti interrompo, non edito. A pagamento è molto importante, sì. Perché vuol dire che è stato scelto dalla, esatto, sì. dal comitato scientifico della casa editrice. No, io sono io mi batto molto contro l'editoria a pagamento, infatti lo dico a tutti i miei amici scrittori sempre di evitare di pagare, perché non è giusto, sì, cioè un libro deve essere bello e quindi deve essere pubblicato perché qualcuno è bello, perché qualcuno l'ha apprezzato. Cioè, bello per l'editore, insomma. Vabbè, certo. Quindi sì, è importante ribadire questo concetto. Essere Altro è una raccolta di racconti, sono in tutto 3 racconti, rispettivamente George, Sam e Thea. George è stata anche un'opera premiata al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti dello scorso anno, infatti andai proprio in Toscana a ritirare il premio, è stato particolarmente bello perché appunto è un premio internazionale e ci ha partecipato gente da tutto il mondo, è stato molto bello. E ho scelto la forma del racconto questa volta perché volevo lasciare, diciamo, una essenzialità che nelle altre mie opere forse non c'era, quindi volevo arrivare quasi subito al lettore e ho fatto un lavoro lungo di labor lime comunque per lasciare, diciamo così, il nucleo fondante della storia, il che forse è anche un male perché ho abbracciato un po' questa ideologia che c'è oggi, questa tendenza a fare cose molto veloci e brevi, no? Ad abbracciare mordi cose e fuggi, diciamo. Sì, e quindi sono andata un po' incontro anche al lettore che spesso è un po' più pigro, non ha tempo. È un male, però allo stesso tempo ho voluto arrivare a più persone. Voglio che questo sia un po' il mio biglietto da visita in qualche modo per affacciarmi in questo mondo della scrittura, che è un mondo abbastanza difficile. Quindi ecco, appunto è molto breve, ci sono anche diversi disegni che ha fatto Sara Casetta, che ringrazio, e sì, quindi appunto sono alla fine sono 146 pagine. Ecco, tu appunto hai detto che sei voluto andare un po' al di là di quello che è la corrente di oggi, del mordi e fuggi, e a me infatti anche ha attirato il titolo che hai dato a questo libro, che Essere Altro. Essere Altro, cioè oggigiorno si conosce solo il primo pronome personale, io, no? Sì. Essere Altro mi ha incuriosito molto, come mai la scelta di questo titolo? Allora, il libro è un'indagine su cosa significa essere altro rispetto al sé. C'è una forte filosofia quasi pirandelliana, mi piace definirla. Quindi questa riflessione su cosa siamo noi rispetto a noi, cosa siamo noi rispetto all'altro, quindi anche un po' una questione sulla vita e sulla forma, e c'è anche tanto il concetto di divenire, quindi di questa impossibilità di fermare la vita, come diceva Pirandello, magari con una fotografia, perché in quel momento si perde la mutevolezza dell'uomo che è in continuo divenire. Quindi essere altro è proprio per questo, innanzitutto si lega a questa piccola filosofia pirandelliana, appunto, di cosa significa essere altro rispetto al sé, e poi forse si potrebbe anche dire che si lega anche alla,
a una poetica, a quella di Rimbaud, la frase di Rimbaud che diceva «Je suis un autre», faccio finta di essere francese, no, non so il francese, però sì, io sono altro. O meglio ancora, io è un altro, proprio per distaccarsi ancora di più dalla soggettività del sé. Quindi anche da questa riflessione sono partita per poi toccare quindi temi come appunto il divenire, l'essere, l'io, che cosa siamo rispetto a noi stessi, rispetto agli altri, e appunto questo l'essere centrale fondamentalmente nella mia raccolta. Tu hai fatto accenno che il libro doveva essere pubblicato già tempo fa, poi per questa pandemia, l'emergenza del Covid, la stampa è stata rimandata, però il parto è avvenuto ugualmente, molto sofferente, però anche in quel periodo che ancora il libro non era andato alle stampe, tu hai avuto il piacere, anche oserei io stesso dire l'onore, di aver avuto alcune recensioni, alcune di esse anche a firma di grandi autori. Ce ne vuoi parlare un po'? So che questa cosa ti ha inorgoglito parecchio, giustamente. No, certo, sì. Allora, sì, innanzitutto qui c'è lo strillo dello scrittore e fotografo Roberto Cotroneo, che non ha bisogno di presentazioni, credo. Era uno dei più grandi amici di Umberto Eco, era un grande amico di Fellini, collabora con Sorrentino, ha scritto tantissimo, ha lavorato per l'Espresso, insomma, c'è un curriculum da paura. E quindi aver avuto la sua riflessione, cioè sulla mia copertina, è particolarmente bello per me, perché comunque è una di quelle persone che tu pensi sempre che sia irraggiungibile, e in realtà è stato inaspettato e anche molto bello. È un nome di un tuo recensore che ti ha fatto particolarmente piacere? Sì, e poi ovviamente quella di Davide Rondoni, la recensione di Rondoni, che il quale ha anche scritto un articolo su di me sulla sua storica rivista Clandestino, bellissima rivista letteraria con più di 30 anni di vita. E è bellissimo perché, cioè, Rondoni ha fatto delle riflessioni che magari nemmeno io avevo mai notato, perché poi si dice che lo scrittore è quello che ne sa di meno del proprio libro, quindi, cioè, quello che mi ha detto Rondoni, delle riflessioni molto, molto profonde, molto, molto belle, insomma, che mi hanno fatto veramente piacere. Quindi essere finita anche su una rivista letteraria di un certo livello è sempre, perché coloro che scrivono sanno quanto è difficile a volte arrivare a essere pubblicato in una rivista letteraria, molto più difficile rispetto a un quotidiano normale, naturalmente. Certo, certo. È prestigioso da una parte. Ma se tu sei giovanissima, stai, come abbiamo già detto prima, alla tua terza pubblicazione, grossi nomi che ti hanno recensito il libro, però hai anche tanti fan. Alcuni di questi fan ho letto che che hanno paragonato la tua scrittura a degli autori di fama nazionale, se non che anche di fama internazionale. Sicuramente la cosa ti avrà fatto piacere, ma fino a quanto ti ha fatto piacere essere accostata a questi grandi autori, come stile di scrittura intendo? Sì. Ti riferirai sicuramente al paragone con Baricco o Murakami, per esempio. Sì, è molto bello, da una parte mi ovviamente riempie di orgoglio, perché nomi importantissimi nel panorama letterario, proprio storico, della letteratura. Però da un'altra parte sicuramente penso che è fondamentale che una persona conservi il proprio stile e che si faccia sentire con quello stile. Infatti, appunto, altre persone invece hanno definito il mio stile molto sperimentale, quindi che azzarda, che gioca, è molto anche innovativo, perché sono legata a una tradizione letteraria, ma allo stesso tempo vorrei anche un po' sventrarla delle sue solite cose, quindi ho voluto fare una cosa particolare. Per cui è bello avere come riferimento persone del genere, nomi del genere, ma ovviamente mi piace anche mantenere l'autenticità del mio scritto e del mio sentire personale. Beh, dai perfettamente ragione. Asia, tu nella tua crescita stai crescendo tantissimo e ti auguriamo di crescere ancora tanto, ma sembra che le tue attenzioni non vogliano limitarsi solamente allo scrivere storie. Ho saputo
ho saputo da un uccellino e qui ce ne sono tanti, sì, che stai studiando anche per apprendere altre discipline. Brevemente raccontaci che cosa, sì, ti sta incuriosendo. Sì, io studio lettere moderne a Cassino, ma ho vinto anche la borsa di studio per una scuola di Roma di critica cinematografica e giornalismo. E avendo io una grande passione per il cinema, mi sono sempre voluta avvicinare. Infatti molte persone dicono anche che i miei scritti sono molto da film, cioè perché io proprio nella mia testa immagino scene vere e proprie, proprio palpitanti di colori, di vita, di personaggi veri, quindi io sono molto legata al concetto cinematografico, diciamo. E sì, mi piace molto la critica cinematografica, mi piacerebbe un giorno diventare una giornalista, soprattutto che si occupi appunto di cinema e annessi, e quindi sì, sono molto felice anche di studiare queste cose. Infatti scrivo anche diverse sceneggiature che ancora non ho però pubblicato, non ho fatto vedere a nessuno. C'è ancora molto tempo, c'è ancora molto tempo, sei ancora giovanissima. Sì. Bene, quindi sono sicuro che avrai incuriosito tantissimi per quanto riguarda, ecco, almeno questo libro sicuramente molti vorranno andarlo a comprare. Dove possono, sì, trovarlo? Sì, allora il libro è disponibile su tutti i siti online, quindi innanzitutto sul sito di Ensemble, la casa editrice, e poi ovviamente l'hanno messo anche su Amazon, IBS, Libraccio, la Feltrinelli, San Paolo Store, su insomma, tutti, si può trovare è ovunque. E ovviamente è ordinabile in tutte le librerie d'Italia, per cui non è assolutamente difficile accedere all'acquisto. Quindi adesso aspettiamo che molti acquisteranno il tuo libro e ti scriveranno per, speriamo, dare, anche loro casomai diranno ci piace il tuo stile. Magari no. Magari non no. Lo anche quella di fatto riesce. Certo. In bocca al lupo per tutto. Grazie.